Benvenuti a Mostri, il podcast mentale per chi usa la ragione per ucciderli, i mostri. Il podcast che vuole ispirare attraverso storie di sport e di vita le persone che intendono utilizzare al meglio la propria mente. Come dice Goya, il sonno della ragione genera mostri. Io invece voglio svegliare la ragione per ucciderli. E quindi parlerò con delle persone, ti racconterò storie, farò parlare le persone dei loro aneddoti, delle loro convinzioni, delle loro idee per poterti ispirare. Questo è un podcast per chi vuole usare la mente per funzionare al meglio. In un periodo in cui tutti parlano di crisi, io ti parlo di soluzioni. Questo è Mostri. Io sono Gabriele Colombo. Oggi parliamo di fatica, quella vera. Parliamo con Andrea Cosi, marciatore italiano con un gran futuro davanti a sé. Bentornati a Mostri. Oggi torno alle origini. Io sono Gabriele Colombo. Sono sempre il conduttore di questo podcast che parla di chi usa la mente per dare il meglio. Oggi torno alle mie origini perché io nell'88, quindi tantissimi anni fa, mi sono innamorato di Da Milano a Seul. Mi ricordo ancora, avevo 10 anni ed ero in sala da mia nonna che riprovavo le cose che vedevo fare a Da Milano dall'altra parte del mondo. Poi ho cominciato a fare marcia e ho la fortuna di avere qua con me Andrea Cosi. Ciao Andrea. Ciao, ciao. Allora Andrea, 21 anni, di Firenze, marciatore, campione italiano indoor, ultimo titolo. Sì, sì, sì. E però ce ne hai altri, adesso non farei tutta la lista dei tuoi successi, però in generale nella marcia italiana sei sicuramente per la tua età il migliore in questo momento. Sì, sì, al momento sì, della mia età probabilmente sono tra i migliori probabilmente anche in Europa. Ora a livello mondiale diciamo non lo so. E sono arrivato, quando era 2 anni fa, terzo agli Europei Under 23, quindi quelli di categoria, e quest'anno ci riproviamo, vediamo di migliorare. Allora, io te lo dicevo già fuori onda, essendo stato uno scarsissimo marciatore tanti anni fa, sicuramente ho in mente alcune cose di come era il mio funzionamento mentale, però ti parlo veramente di un'epoca in cui io avevo l'ansia solo ad avvicinarmi allo starter, cioè poco prima della partenza mi ricordo che mi si bloccava tutto qua e mi chiedevo sempre: ma perché sono qua a fare tutta questa fatica? Quindi parto proprio da questo mio ricordo di quindicenne, appunto di 30 anni fa, e ti chiedo com'è invece il tuo approccio alle gare, come la vivi l'approccio alle gare, il pre-gara, l'avvicinamento, diciamo, agli appuntamenti. Allora, io diciamo dal mio punto di vista in realtà vedo la gara come un divertimento, cioè diciamo per non crearmi dei problemi la vedo come un divertimento, perché la vera fatica, il vero stress, il mio è negli allenamenti, perché quando vai a fare tra i 9 e gli 11 allenamenti a settimana, quando arrivi a gareggiare hai proprio la voglia di dimostrare quello che hai fatto in allenamento. Quindi io vivo dal mio punto di vista molto bene la gara, perché è il momento in cui dico: oh, finalmente faccio vedere cosa ho fatto in questi mesi di lavoro, giorni di lavoro, momenti belli, momenti brutti, piccoli infortuni, problemi. Cioè c'è veramente tante cose, prendere l'acqua, prendere il diluvio, il freddo, cioè diciamo la gara, quindi io me l'approccio molto bene, diciamo dal mio punto di vista la prendo proprio come una cosa felice, e diciamo quando faccio il lavoro, diciamo la gara, che comunque è tanta fatica, sono felice, perché metto insieme tutto quello che durante le settimane di preparazione ho fatto. Quindi parto da un presupposto di essere molto felice di essere al momento della gara. Quindi non mi pesa dover fare 20 km, non mi pesa dover fare 10 km. Ovviamente poi ci sono tutte le aspettative, che quelle lì alzano ovviamente la tensione. Si parla di voler fare un tempo, si parla di voler raggiungere una determinata posizione. Però poi alla fine cerco sempre di ripensare al motivo per cui mi piace gareggiare, e quindi diciamo le riabbasso. Cioè è un andare a contrastarsi, che ovviamente a seconda delle gare mi rende più o meno nervoso. Su gare più semplici, diciamo a livello regionale italiano, è più facile. Quando vai a giocarti qualcosa fuori dall'Italia, sicuramente è più difficile riuscire a contrastare l'ansia o lo stress pre-gara. Che da una parte è giusto ci sia, perché nel momento in cui non c'è, secondo me è anche negativo, lo vedo anche da un punto di vista negativo. Sì, se non ci fosse, di cosa stiamo parlando? Cioè la pressione? Sì, sì, sì. Magari dopo prenderesti troppo sotto gamba e
rischieresti di rovinare, cioè nel senso arrivare a una gara spent dicendo oddio devo fare sta gara, sarebbe negativo da un altro punto di vista, non ti metterebbe la voglia di fare fatica, ecco, come si può dire, di dare il massimo. Tra l'altro io dico sempre agli atleti appunto di alto livello con cui lavoro che la pressione per stare all'alto livello è un privilegio, paradossalmente dovresti essere contento perché sei al miglior livello possibile del tuo sport, quindi per te della marcia, mentre invece nell'allenamento, questo mi interessa molto perché è un tema che ovviamente nel tuo sport è fondamentale, lì come ti approcci invece a tutta quella fatica, a tutto magari quel, appunto come dicevi, 10-11 allenamento a settimana, quindi come riesci a motivarti, a darti la forza per continuare, soprattutto quando sei lontano dalle gare, perché poi magari il calendario di marcia non è così fitto magari come altri sport. Sì, diciamo la cosa più difficile è la preparazione probabilmente invernale, dove c'è veramente 2-3-4 mesi dove proprio non vedi le gare, dove stai sempre a fare gli stessi lavori di carico, quindi anche quelli più faticosi. Poi diciamo piano piano che si entra nella stagione i lavori calano o comunque c'è più spesso le gare, quindi più uno stacco a livello mentale. Beh, sicuramente sai, a seconda di quanto ti ci impegni, più riesci a fare, più riesci a essere a livello alto a livello di allenamento, più probabilmente alle prime gare renderai bene, quindi è quello che cerco di portarmi avanti. Poi ci sono giorni dove sono più faticosi, giorni dove sono meno faticosi, quindi cerco magari di dare il massimo nei giorni più faticosi e quelli meno faticosi li prendo più leggeri, cerco di svagarmi un pochino, magari se ho tempo la sera esco con gli amici o insomma cerco di svagare più che posso a livello, cerco di svagarmi quando non ho un calendario di gare fisse, quando ho tanta preparazione, quindi cerco di svagare al massimo, di non mettermi diciamo problemi, di dire no guarda stasera questo non, magari non posso uscire con gli amici perché domattina mi alleno, che magari mi creerebbe la mattina dopo un'aspettativa altissima dell'allenamento. Invece esco, magari ovviamente magari gli amici, che ne so, escono, si divertono, fanno quello che vogliono, tornano alle 5, io magari torno a mezzanotte, le 1, un orario così che mi permetta, per fare un esempio, poi i miei amici possono fare quello che gli pare, tanto loro magari la mattina dormono, io devo andare lì. La performance anche in allenamento è importante, tra l'altro, come dicevi prima, i tuoi allenamenti sono la base del risultato in gara. Sì, 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 sì. Hai detto una roba bella che, come ti dicevo, fuori gara io faccio queste interviste, fuori di registrazione faccio queste interviste per conoscere la mente di quelli a cui funziona molto bene, per usarla poi con altri atleti. Questa cosa dello svagarsi è una cosa fondamentale. Io dico sempre che, penso sempre, che chi libera la mente riesce ad arrivare più velocemente ai suoi obiettivi. Cioè quando liberi la mente, tieni la mente libera e sei, come dicevi te, svagato, riesci sicuramente ad arrivare più velocemente. Ti è mai capitato di fare, magari oltre allo svagare la mente così, anche delle altre attività di rilassamento, che ne so, meditazione, yoga, tecniche di rilassamento, o invece vai molto sullo spontaneo, quello che ti piace? No, in realtà l'unica cosa che avevamo provato qualche anno fa era il training autogeno, uh-huh. Però poi tra il Covid e tutto si è un po' arenata come cosa, quindi diciamo vado molto su quello che mi fa stare tranquillo personalmente, e diciamo per ora più o meno ha sempre funzionato. Il mio stare tranquillo mi ha sempre portato quello, cioè la mia tranquillità. Ovvio, c'è stato dei momenti, anche perché va fatta, cioè essendo giovane devo fare esperienza anche di questo, dove magari la testa mi si è imballata, perché magari non capivo come potevo migliorare, e poi la soluzione ho scoperto dopo essere semplicemente stare tranquillo, che miglioravo con il tempo. Però diciamo non ho mai fatto niente di più di quello che ti ho detto. No, ok, te lo dico perché faccio spesso alcune interviste a persone che nello sport lo utilizzano, paradossalmente lo utilizzano molto di più gli sportivi di contatto, quelli che fanno lotta, perché lì devi essere molto pronto a combattere, quindi essere rilassato prima. Altro elemento invece fondamentale, almeno quello che mi ricordo io, poi ti ripeto, quello che ho anche visto in atleti che come te fanno sport di endurance, quindi di fatica continua, è la concentrazione, cioè il mantenere la concentrazione alta per tutto il tempo della prova nonostante la fatica. Questa cosa come ti senti, quanto pensi che sia un tuo punto di forza, proprio rimanere concentrato su quello che stai facendo, sul tempo, sulla magari la tecnica, che poi è un altro elemento di cui magari parliamo più avanti?
Sì, diciamo, hai toccato te precisamente il termine che è la tecnica, perché a differenza di tutte le gare, la marcia puoi anche essere il più forte, ma se non hai la tecnica non te ne fai di nulla, diciamo, vieni squalificato, come ben sai. Quindi non è una gara dove arrivi lì e sei quello più forte, non è detto, cioè sei quello magari più forte sulla carta, però se poi per sbaglio quel giorno qualcosa non ti va bene a livello di tecnica, puoi tranquillamente finire fuori. Io, come, cioè, non c'è nessuno che non deve seguire la tecnica, quindi nemmeno chi ha vinto Olimpiadi, chi ha vinto Mondiali, cioè tutti sono obbligati ad avere una buona tecnica. E sulla concentrazione come cioè, su cosa rimani concentrato proprio a livello tecnico? Cioè, quali sono gli elementi? Magari mettiamola così, ti arriva un'ammonizione su un tema, magari su un aspetto, non so, sei sbloccato, o adesso parlo di cose tecniche perché me le ricordo, però Sì. ti arriva un'ammonizione su un oggetto tecnico, che è proprio quello la questione. Come ragioni, come funziona la tua mente lì? Allora, diciamo che anche su questo qua, secondo me, è fondamentale poi lavorarci sugli allenamenti. Diciamo, in gara non puoi correggere una cosa se sei scorretto da sempre, diciamo, anche negli allenamenti. Quindi poi vai col tuo allenatore post gara e cominci a dire, guarda, mi hanno dato questo. Magari se conosci i giudici, parlandoci molto tranquillamente, gli puoi chiedere cosa hanno visto di sbagliato, magari un movimento che loro notano, io no, il mio allenatore no, magari si fa dei video in allenamento per capire quanto è grosso questo problema e come risolverlo. Direttamente in gara, in realtà cerchi di non pensare alla proposta, magari se è l'inizio, inizio, magari chiedere all'allenatore se anche lui lo nota, dicendogli guarda, mi hanno dato uno sbloccaggio, che è lo sblocco del ginocchio, e magari glielo chiedi e molte volte magari ti dice guarda, io non lo vedo. Sulla sospensione, diciamo, ci pu puoi fare ben poco perché quella lì è, cioè, se c'è, cioè, a livello alto c'è per forza un minimo sospensione. Perché per forza non ti permetterebbe di andare a determinati ritmi. Quindi quella c'è e ovviamente non troppa, però lì diciamo la correggi male. Lo sbloccaggio puoi starci un pochino più attento, però diciamo sono, visto il livello di chilometri fatti e il livello di, cioè, e le volte che ripeti il gesto anche solo in allenamento, quando arrivi in gara o sei, diciamo, parlando tecnicamente perfetto, o non ci puoi più pensare più di tanto, cioè deve essere proprio naturale, deve essere una cosa naturale. In gara devi pensare magari più a, se magari sei una gara combattuta dove c'hai altri avversari, quando faccio l'allungo, quando provo a staccarli, magari si attacca a loro, li riprendo subito, li riprendo piano piano, faccio il cambio di ritmo, insomma, pensi più ad altre cose, diciamo, che alla tecnica in sé. Cioè ci pensi, ma inconsciamente. Sì, qua mi piacerebbe tanto, non dico entrare nella tua testa durante la gara perché chissà quanti pensieri ci sono, ma almeno capire dove gira la testa quando le cose vanno bene, mettiamola così. Cioè, quando senti che sei in forma, la testa come la senti che gira generalmente, quando vedi proprio nella gara giusta, quando lo senti, come lo senti? Ma in realtà più che altro mi passano veloci i giri. Ok. Cominciano i giri a passare molto velocemente, e anche quando mancano tanti giri, magari la mia mente comincia a dire: sì, ma dai, farne un altro forte, farne un altro forte, e va tutto avanti così fino a che non, diciamo, non arrivo. Perché dici: dai, guarda, cioè, se continui così, comunque il tempo ti viene buono, parecchio buono, e tutto un continuo fino a che poi non arrivi. Quindi nella gara positiva la vedo così, cioè mi comincia a girare tutto più veloce e diciamo la mia voglia di fare fatica, magari di cercare di fare anche più fatica di quanto sto facendo, aumenta. Ti piace di più stare davanti e prendere il tuo tempo o sei più magari da rincorsa o già gara tattica, ma proprio così a livello di piacere per la tua esperienza fino adesso? Allora, dipende un pochino da cosa cerco nella gara. In linea generale andare da solo a prendere il mio ritmo preferisco, perché mi stimola di più sotto certi punti di vista. In determinate gare dove magari c'è tanti atleti più forti, anche stare in scia e semplicemente farsi tirare è un piacere, diciamo, fai molta meno fatica. Però Certo. dipende un po' dalla gara, diciamo, ecco. Quindi diciamo che a livello di concentrazione, come mi dicevi prima, sei molto concentrato magari sul tempo, sei concentrato sul ritmo, sul tenere un ritmo alto e dare ritmo anche alla tua testa. Nel momento in cui arriva la crisi, che poi tendenzialmente nel tuo sport può arrivare Sì, sempre, sì, sì. comunque c'è, invece lì che piccoli trucchi hai sperimentato per superarli? Dici durante le crisi?
Dipende quale crisi e di cosa. Allora, io diciamo la crisi che può succedere nella marcia, specie quando magari fai gare dove che può capitare che magari non c'è rivali perché sei a livello regionale o magari non gareggia nessuno, sono gare che fai te perché gli altri non le fanno e tutto. Io cerco sempre magari di ottenermi una frase in testa, qualcosa da urlare per riattivarmi a livello mentale e di conseguenza. Tirando fuori questa frase, a parte la parte di concentrazione prima di dirla, perché scelgo il punto preciso, cioè che è una bischierata, però ti viene la mente, diciamo, sveglia. E nel momento in cui la dico, poi ripenso se sono tutto a posto tecnicamente, se il ritmo sta andando bene, e poi vedo, cioè, poi magari può esserci la gara dove posso urlare anche tutta la gara, ma il mio ritmo va sempre a calare, cioè Ma dipende da certo. crisi a crisi. Se è una crisi che magari mi serve solamente un attimo di risvegliarmi, con questo di solito la riesco a ritrovare. E se no, poi cerco sempre di non fare peggio del peggio, ecco, di salvare la buccia. Salviamo il salvabile, mettiamolo così. Beh, Esatto. questa della frase in testa è una tecnica che, per esempio, negli sport appunto di fatica, con gli atleti di fatica è rinomata, è conosciuta, è una bellissima tecnica, molto funzionale, quindi complimenti perché tu dici che è una bischierata, invece è una roba veramente utile e funzionale perché risveglia la mente, come la dici te, è proprio perfetta, l'hai detta proprio perfettamente come deve essere fatta in tutti, diciamo, in tutti gli sport, soprattutto di fatica. Il concetto poi che mi piace molto del tuo sport in generale, dell'atletica, ma della marcia in particolare, è anche questo grande, come dire, grande desiderio di continuare a superare il proprio limite. Cioè la marcia comunque si evolve continuamente, tecnicamente, come tempi, come tecniche di allenamento, come tutta questa cosa qua. Questa idea del superare il limite, quanto ti spinge in questo momento? Cioè l'idea del arrivare sempre più in alto, l'ambizione, mettiamola così, adesso la chiamo ambizione, poi correggimi se è una parola che non ti piace. Quanto ti sta spingendo in questo momento? Sì, no, parola giusta secondo me. No, secondo me è quello tanto, diciamo, ora negli ultimi anni dove, nonostante sia ancora di categoria Under 23, quindi abbiamo ancora gare specifiche nostre, da l'anno scorso, diciamo, più o meno, quando ho cominciato a migliorare un pochino i tempi, diciamo, di renderli, mi viene il termine, mi verrebbe tipo da dire rendermi protagonista anche con i più grandi, da avere un tempo competitivo, ecco, anche con gli atleti più grandi. In quel momento ho cominciato a dire sì, ok, io continuo a guardare la mia categoria, che sono dei ragazzi, ma alla fine i veri successi sono a livello assoluto. Quindi piano piano ho punto sempre più ad avvicinarmi agli atleti di livello mondiale, internazionale, insomma, diciamo, di puntare più a loro che a rimanere con la mente nella mia categoria. Quindi, vabbè, ovviamente abbiamo per fortuna il campione olimpico che è italiano, e quando quest'anno ha fatto la 35 ai mondiali che ha vinto, lui è andato in un parziale della 20 km, è andato più forte di me, del mio personale. Quindi ogni volta che lo penso, dico, sì, ok, potrò ritenermi con un tempo abbastanza competitivo, però la competitività per arrivare tra i primi è ancora molto lontana, quindi diciamo mi motiva anche quello. Magari anche quando ho fatto quest'anno l'europeo, ho visto che lo spagnolo ha cambiato a metà gara, tipo ha fatto 1:03:45, che andavano sulla media di 4, più o meno, è una cosa del genere. E io penso che a volte all'ultimo 1000 che faccio in allenamento, magari un 1600, non ce la faccio. E dico, boia, un domani se voglio essere forte devo riuscire a fare un cambio a 3:45 durante una gara, mentre ora non riesco a fare su un 1600. E tutte queste cose magari mi spingono sempre a cercare, magari a fine allenamento dire, lui ha fatto 3:45, anche se è un 1000 provo a fare 3:44, 3:43. Tutte, cioè, diciamo, quindi sotto il punto di vista quanto mi motiva tantissimo. Cioè io guardo tanto gli altri atleti per cercare di prendere più cose che posso e, diciamo, di motivarmi cioè cercando di dire devo riuscire a fare quello che fanno loro, perché alla fine se loro lo fanno e vincono o comunque arrivano tra i primi, io per quanto sono giovane ho il dovere di provarci. Poi magari nei limiti tecnici, fisici non arriverò al loro livello, però almeno provarci ci devo provare. Quindi mi motivano tantissimo. Ottimo, complimenti. Allora, la tua attitudine mentale è stupenda, quindi ti vorrei chiedere su cosa vuoi migliorare, ma la vedo difficile. Cioè, mentalmente, se c'è un qualche aspetto su cui dici su questo, potrei migliorare, ma non tanto
perché, come dire, ci sia qualcosa che manca, ma proprio perché nella tua testa dici, ok, sto andando bene, sto migliorando fisicamente, voglio arrivare a quel livello, magari che cosa di mentale vorresti rubare a quegli atleti di cui mi parlavi prima, che magari riescono a fare queste cose, che non credo sia solo una questione fisica. No, vabbè, sicuramente nella marcia sono anche, in realtà qualche anno, vorrei essere qualche anno più là per sapere poi magari cosa mi manca, perché a questa età ancora nella marcia non puoi pensare a 21 anni, 22 anni di essere competitivo con i più grandi, perché come età, almeno a mio parere, si va dai 26 ai 30 come età ideale, non è come età per tanti atleti che magari tipo la velocità, che sono molto prima, cioè che la maturità potrebbe può arrivare molto prima. Sì. Beh, quindi, però mentalmente mi chiedevo che su cosa in questo momento dici, ma su questo vorrei migliorare. Ma giusto anche per capire, visto che hai parlato di tempi, tutte queste cose, magari c'è anche qualche obiettivo che nella mente ti sei dato per riuscire a dare di più. cioè, non ho capito, aspetta, rifarmi. Cioè, mettiamola così, sei molto bravo sul gestire la fatica, sulla concentrazione, tutte queste cose che mi hai detto, la motivazione, eccetera, però magari a livello proprio mentale dici, no, mi piacerebbe riuscire a fare qualcosa in più, oppure dici, no, a livello mentale sono completo e vado solo sulla parte tecnica, proprio più una curiosità mia, per capire se c'è qualcosa che magari in questo momento su cui stai lavorando, su qualche attenzione che stai dando in particolare. No, allora, cioè, completo no, perché ogni volta che vado avanti, ogni volta che mi succedono cose, magari le devo scoprire più tante cose mentali, più che, cioè, che magari la dico, ho bisogno di quella cosa mentale o ancora non riesco, proprio di preciso non c'è qua che mi serva per migliorare, che poi magari ogni tanto non capisca come mai nelle gare più semplici mi metta più tensione di gare importanti, questo è un altro aspetto, però diciamo a livello di migliorare. No, però non è che dico sono perfetto o sono completo, le devo scoprire, cioè col tempo le scoprirò, perché nell'ultimo anno ho scoperto veramente una quantità di cose a livello mentale, di stress, che non pensavo di, cioè non le sapevo, però ora le so e diciamo so anche come gestirmele un domani dovessero tornarmi fuori determinati problemi, però le ho da scoprire, non so, per ora ho la mia completezza di quello che ho scoperto, però mi mancano le cose da scoprire, ecco. Perfetto, ok, risposta come al solito bella precisa, ti faccio sempre i complimenti per la velocità anche di risposta. La cosa delle regionali che ti agiti più degli italiani, me lo diceva anche un atleta che fa pattinaggio su rotelle di Siena, si chiama Duccio Marsili, e lui è campione europeo, vice campione del mondo, molto giovane come te, e anche lui mi diceva la stessa cosa, diceva non riesco a capire perché sono più agitato quando devo fare i regionali che non quando devo fare l'europeo o il mondiale, mi diceva la stessa cosa. Poi vabbè, c'è sicuramente delle motivazioni a questo, però ovviamente, come dire, credo che al tuo livello oramai, come dici giustamente te, ci sia tante cose inesplorate, cioè delle cose che ancora non hai visto e dovrai andare a vedere. Tuo prossimo obiettivo adesso, forse già lo accennavi prima della stagione. Allora, ora tra un paio di settimane, 3 settimane, non so, ci dovrebbe essere il campionato italiano della 20 km a Frosinone. E poi da lì, diciamo, c'è un 10.000 di passaggio. E poi, se va tutto bene, ci dovrebbe essere la Coppa Europa a Praga a maggio. Diciamo, questo è l'obiettivo. Diciamo intermedio, poi d'estate avrò, cioè se va tutto bene, dovrei avere l'European del 23 e più l'obiettivo ambizioso è provare ad andare al mondiale. Ok, quindi diciamo che la tua scaletta di allenamenti e obiettivi ce l'hai. Ti ringrazio per la disponibilità, Andrea. In bocca al lupo Grazie a te. per tutta la tua stagione. Grazie. Ultimissima, proprio ultimissima cosa, visto che prima mi dicevi, cerchi di staccare la mente, eccetera, eccetera. Qual è la cosa che più ti stacca la mente? Ma è una curiosità mia, cioè, qual è l'elemento della tua giornata in cui veramente riesci a rilassarti completamente? Così te lo rubo anche per altri. No, Fanno questo tuo sport faticoso. oddio, in realtà è quello che ti viene proposto, cioè quando c'è qualcosa che va fuori dal normale, cioè diciamo dall'alzarsi, allenarsi, pranzare, riallenarsi e cena, andare a letto, magari ti chiedono di uscire. Ecco, diciamo se ti chiedono di uscire, difficilmente dico di no. Bene, benissimo. Anche questo dell'andare fuori dal normale è un'ottima strategia. Ti ringrazio, Andrea. Grazie di essere stato Grazie. il mio ospite. Grazie a te.